Ci troviamo ai piedi del santuario di San Michele, sul rilievo montuoso dei Monti Lattari, una catena appendice vera e propria dell'Appennino meridionale che ha origine da Corpo di Cava e termina a Punta Campanella. Noi siamo proprio qui nel bel mezzo, si chiama Monte Faito questa montagna e nel suo complesso fa parte anche Monte Sant'Angelo a Trepizzi, che con il molare è 1444 metri, è la vetta più alta dei Monti Lattari. La vegetazione qui intorno a noi è prevalentemente una faggeta e da qui viene il nome del Faito, appunto dai faggi. Ma non è sempre stato così. La faggeta infatti non è autoctona di Monte Faito, ma è stata piantata più o meno intorno a metà 800. Quest'opera di rimboscamento avvenuta da grandi pionieri dell'alpinismo e amanti della natura, botanici, e anche grazie alla mano del conte Girolamo Giusto, che acquisì questa proprietà sempre intorno fine 800 e ne ebbe cura proprio con tutto il suo cuore. Grazie a lui molti progetti hanno avuto vita qui sul Faito, tra cui la costruzione della mulattiera che collegava sia Castellammare a Faito che Vico Equense verso Faito, quindi la prima strada vera e propria carrabile. I boschi piantati sono qui, appunto, vi dicevo, la faggeta, la pineta, ma si trovano anche molti castagni utilizzati per la costruzione del limonete sorrentino per i vari pergolati, e, mentre il pino e i faggi trovano anche attualmente uso sia per la costruzione nei cantieri navali che un tempo il faggio per il focolare veniva usato per produrre del carbone e il suo frutto, la fagiola, veniva usata per nutrire gli animali, il bestiame che pascolava qui sul Faito. Come fauna abbondano i rapaci, sia diurni che notturni. Come strigiformi abbiamo il gufo, la civetta, il barbagianni, ma anche come rapaci diurni il falco pellegrino. Spesso si incontrano anche volpi, oramai abituati alla presenza dell'uomo, infatti non è raro trovarle la domenica nelle zone di picnic che attendono i rimasugli del picnic domenicale per essere anche loro, per festeggiare insieme a noi, insomma, la domenica. Le neviere erano una delle particolarità del Faito, appunto perché essendo così in alto in quota era luogo ideale per la produzione del ghiaccio, quindi prima dell'avvento del frigorifero si sfruttava queste grandi doline, alcune naturali, altre invece ad opera umana, per accumulare la neve che con una copertura di fogliame al fresco dei faggi secolari andava a ghiacciare e poteva essere utilizzata per conservare i cibi e soprattutto per rinfrescare le bevande nel periodo estivo.